Bentornati in questo nuovo vlog. Sì, sono in 05. Oggi si va a Rosolina Mare a vedere una tappa del campionato italiano di beach rugby. Nicolino! Ehi, guarda lì! Salute. La macchina è completa, direzione Rosolina Mare. Tipo. Ehi, Pallorius, Nicolino. 15 giorni dopo siamo arrivati a Rosolina Mare. Stiamo pagando il parcheggio e sembra di essere a Monte Carlo. 12 euro la giornata. Qua in 05 è un braccio che prende metà schermo. Giacomo, cosa è successo al tuo caffè? Buenos días! È bello il sole. Sei già rosso? Immaginavo. Sul 6-5 commento sulla partita, Ippo. No, ha vinto meritatamente, un po' tesa. 8-6, il risultato finale, il campo non mente. È l'ora della pappa, stiamo andando al panificio, la dolceria. È là. Potresti rifarlo per cortesia? Allora, i ragazzi si stanno scaldando. Coach, mi stai scaldando anche te? Mi sto scaldando anch'io. Una giornata fantastica, si siano ritrovati i Classic Pumpkins oggi. Secondo me siamo in un clima ideale. L'acqua c'è, il mare c'è, Nico c'è, il sole c'è, quello che ci voleva oggi. Cosa ne pensi di questa tappa? Molto ben organizzata, tanto caldo. Tra un po' sta arrivando il tempo in cui facciamo meglio, cioè il terzo tempo. Vogliamo parlare del mio costume con i tucani? Vogliamo parlare che mi hanno ruolato a giocare 5 minuti. Vuoi giocare? Francesco, cos'hai qua per i ragazzi? Il postino dei druidi. Dissetati, buon uomo. Sa di napalm. Chris. C'è bisogno del talismano. Per ora. Aspetta che c'è caldo. Sexy! Ti serve la vodka? Sesta tappa del campionato italiano Beach Rugby International. Sono motivati, sono aggressivi e sono pronti. Ci siamo, si vince. Finale, settimo, ottavo posto. Andiamo in campo. Bronzatura invidiabile, Nick. Guardate la partita. Ah, la merda. Che ero straduro. Ma tanto anche. Ma come sei pulito, per l'altro. Ecco a voi il King Gaglio. Serata molto intensa, dovremo contare i ragazzi prima e dopo la serata, è bene che vengano tutti portati a casa più o meno interi, breve e circonciso. Pallorio, scuola la situa? Sono le 7:30 di sera e ci sono ancora 108 gradi, adesso andiamo a mangiare qualcosina, poi dolcetti in albergo. Albergo che tra l'altro noi non abbiamo, quindi... Esatto, quindi adesso sentiamo chi ci ospita in albergo. Qua c'è un bel pratino per dormire. Lì. Oppure ci facciamo una docetta in spiaggia e poi sempre il pratino. Pratino comunque è abbastanza quotato. Per io e Pallori siamo arrivati a cena in questo ristorante stellato. Tra l'altro con una vista incredibile sul... A vedere il panino. Allora, la foto è un panino, grani antichi. Con un gesto incredibile abbiamo recuperato una chiave di un hotel. No tail. Wow, cosa ne pensi dell'hotel? Ed eccoci qua, un tuffo negli anni 70. Siamo al quarto piano, ci sono le camere numerate con il 3. E noi abbiamo il numero 21. Alorius! E stiamo in Mexico! Siamo a Culiacán! Ma che c'è anche Kit? Presentiamo il nostro hotel, è un hotel su ruote. Eccolo qua. Allora, vediamo un attimo. Qua, secondo me, cos'è questo? Questo è il massimo.
E questo è rotto. Ma è l'altro, pirla. Quindi quale soluzione hai scelto? Voglio togliere questi sedili qua, li butto in baule, voglio dormire disteso qua come se fosse tipo un... Scusa, facciamo prima dormire in una camera degli altri allora? In terra, dici? Intanto tu dici terra per terra, qua sei anche bagnato per quei figli di puttana, ho alzato un ghiaccio. Comunque palle, ti dirò... Perché qua con l'acqua? No, adesso, dici... no, non sta neanche scomodo, ti dirò, sono un po' caldo. Allora non possiamo dormire così. Sto da Dio, così mi addormento tra 5 minuti. Però è un po' pericoloso. Vabbè, alla fine mi metto un portafoglio in tasca. Giralo in giù, sì. Piegalo in giù. Piega, ok, così. E poi ti metti sul seggiolino dietro. Vabbè. No, vabbè, ci metti i piedi sopra. Sì, devo comunque dormire in squadra. Tiene dritte le gambe. 15 ore dopo. Aspetta, aspetta. Vuoi? Quindi cosa fa se... Ma cosa vuol dire? Sì, è in tutto il posto del mondo, non mi sembra. Tu, Vito. C'è questo pezzo di merda qua che mi dà un po' fastidio. Che cos'è? Ah, è gazebo quello. E tu dove ti metti? Queste ragazze vogliono pernottare. Fammi vedere, palle, cosa hai combinato qua dietro. Ah, beh. Sembra proprio un letto questo, eh. Proviamo a prendere sonno. Cos'hai chiuso? Dai, Gaglio. Dai, Gaglio, fai serio, partesse Ferrara. Oh, non possiamo farcela? Aspetta un attimo, ti propongo una roba ragionevole. Adesso vieni qui, fai un sopralluogo al piano. Trovi una posizione comoda per dormire, ci dormi tu e noi andiamo nel tuo letto. Noi ti diamo un cinquantone così per andare a casa e guido io. E dopo te ne faccio andare altri 30 da cavo. Ma sei in camera tu? Ah, sei a letto? Ci sta parlando da un letto comodo. No! Ma scusami, se Nico e Ozda sono lì e tu sei lì e Gnappo è lì, cavo, dove cazzo è? Che vuoi in piedi? Aspetta, tu fai Ozda e Gnappo. Ma dov'è la macchina? Nel parcheggio. Quale? Quale parcheggio? Però noi dobbiamo andare a prendere gli zaini da Ip. Cioè, vuoi dire che abbiamo svoltato la serata? Ricky, non è che adesso ci dai un ingordo e poi sparisci nel sonno, perché ti giuro che brucerò un... È fatta, è fatta. Abbiamo un deal. Yeah, devastante. Allora, dobbiamo ricostruire il living qua. Ce l'abbiamo fatta, forse. Le 2.43. Torna a Ferrara, signori. Forse. Abbiamo mentalizzato Gaglio. Era nel suo letto, pagato. Ti giuro che se no adesso si è tirato un inganno della catrega, io penso tutte le alfa mito. Noi non ci torniamo, ma neanche lui torna a Ferrara. No. Prima operazione, dobbiamo andare in camera da Ippo a recuperare i nostri zaini con Chris e Tim che stanno dormendo. Cosa sta succedendo qua? Era il terzo, ma non il quarto. No, abbiamo fatto l'ora dell'altra volta. Sono figo. Ci sono due grazie. È bellissimo di essere un uccello frigo. Bello, si vede niente. Scusate l'incursione. Ciao, grazie. È lui il nostro salvatore. Si chiama Riccardo. Colui che si salvò. Buenas noches. Grazie, Gaglio. Pugnetto dell'amicizia. Il motivo per cui voi andate a casa è perché da te non c'erano 15 gradi. C'è anche un bambino gigantesco inquietante. Che cacchio è? È reale. Andiamo a Berlino. 3, 22. Amie. Ma dove vuoi che ci sia la telecamera? Sembra ma qui il bosco. Su, Ebete. Qua al bosco. Divieto di transito. Attenzione. Siamo arrivati in piazza Loreo. Vai dritto. Devi andare a destra. Signori, ogni volta che mi giro io vedo questo. No, non si vede un cazzo. Palle, luce per piacere. Luce. Eccolo lì, bellissimo. Le volte che mi giro c'è questo codino che scolazza lì. Meanwhile sono le 4. Siamo ancora ad Adria. Siamo arrivati a Ferrara. Sono le 8 del giorno dopo. Abbiamo impiegato solamente 12 ore ad arrivare a Ferrara. Grazie, Benny. Mi hai fatto fare il giro di Tokyo. Ah, io. Siamo ufficialmente tornati a Ferrara, bellissimo, ci vediamo nel prossimo vlog. Sì. Ciao, amici.